Noi oggi le abbiamo preparato anche un filmato che le vogliamo far vedere dopo. Intanto io le porto i saluti dei lavoratori che sono all'interno della fabbrica. Sono tre lavoratori che le mandano tre messaggi precisi. Il primo lavoratore è di Salerno, ha detto che lui sono 40 anni che è suo fedelissimo. Il secondo è di Lauria ed è amico di Pittella. Il terzo, Giacomo, le manda il messaggio più triste ma anche più significativo. Le ha detto, le dice: mi aiuti a uscire vivo da qua dentro, le sarò riconoscente per tutta la vita. Questo esprime la drammaticità di questo momento. Noi siamo stati costretti a più volte a questi gesti estremi perché non abbiamo trovato la soluzione al nostro problema occupazionale. Questo è un centro di eccellenza nel settore della larga banda, delle telecomunicazioni, e noi stiamo lottando per mantenerlo forte e saldo a questo territorio, perché crediamo nel territorio, nelle istituzioni, ma nel nostro lavoro e nelle nostre competenze. Chiediamo a lei di aiutarci a farlo. Io volevo semplicemente raccontarle un episodio che in pratica racchiude un poco quello che è il nostro stato d'animo da lavoratori, da rappresentanti e da giovani soprattutto del paese Italia. Al ritorno, il 1 febbraio, al ritorno dall'ultimo tavolo ministeriale, io e un altro ragazzo dicevamo, i nostri discorsi erano di avevamo perso qualsiasi credo nei confronti, qualsiasi nei confronti delle istituzioni, della politica, del sindacato, del lavoro, perché avevamo assistito a dei discorsi allucinanti, a delle affermazioni gravissime fatte all'interno di un sito ministeriale. I rappresentanti del governo, come prima risposta, dicono: beh, che volete dalle vostre parti, insomma, è così. Bene, noi non vogliamo rappresentare un territorio degradato. Noi vogliamo che questo sistema cambi radicalmente. Il sottosegretario Romani non era presente. Allora noi gli chiediamo, proprio perché sappiamo che il giorno 11 c'è un incontro a Salerno in cui dovrebbe venire il nostro amministratore delegato, in cui dovrebbe venire il vice ministro Romani, di pigliare un impegno in questo istante affinché Romani ce lo porti qui, affinché Romani si piglia un impegno reale per il territorio, affinché Romani e il governo pigliano realmente un impegno come ci hanno promesso. Questo è quello che le chiediamo, grazie. Va bene, allora cari amici, io sono qui innanzitutto per un gesto di solidarietà e di amicizia nei confronti di chi sta combattendo per il lavoro. Credo che sono buoni 35 anni che mi ritrovo in mezzo a lavoratori, a operai, a contadini. Qualcuno di voi avrà seguito qualche discussione nel corso di questa campagna elettorale e saprà che qualcuno ha tentato di mettermi in croce perfino per aver difeso la cassa integrazione degli operai dell'Italia Standard. Come vedete, siccome io sono un militante, continuo a stare in mezzo agli operai a difenderli, al di là di tutti gli avvisi di garanzia. Quindi la prima cosa che voglio dirvi è: io sto qui per combattere, per il vostro posto di lavoro, per esprimere una solidarietà a quelli che stanno, anche con gesti di lotta estrema, tentando di rimuovere l'insensibilità, l'ottusità, questi muri di gomma che io conosco bene quando c'è una vertenza del lavoro, sono decenni. La cosa che dà più disperazione è il muro di gomma, quel non avere mai risposte chiare, quell'essere costretti ad andare in giro per l'Italia, per le varie sedi istituzionali, quella sensazione di non riuscire mai ad afferrare l'interlocutore ed avere una risposta chiara. È una sensazione che mi ricordo, che ho vissuto altre volte, e anche per questo sono qui a solidarizzare con voi. L'avvertenza è estremamente difficile.
E siccome almeno voi mi conoscete, l'ultima cosa che farò è venire a prendere in giro e offendere la vostra dignità perché siamo in campagna elettorale. Siccome mi conoscete, sapete che io parlo lo stesso linguaggio di verità, prima, durante e dopo le campagne elettorali. Non ho nessuna intenzione di vendervi fumo o di vendervi promesse che non hanno fondamento, perché questo sarebbe un modo per non rispettare il vostro sacrificio e la vostra lotta. La situazione è difficile perché? Perché sapete ovviamente che ad oggi, al di là degli assetti proprietari che si vanno a ipotizzare, 51%, un altro imprenditore locale, quello che manca è il piano industriale, cioè la certezza di poter produrre, di poter mantenere in piedi il centro di ricerca, il centro di eccellenza, avendo con chiarezza una prospettiva di mercato. Questo non c'è, e per questo la soluzione che viene ipotizzata non è accettabile. Mi dicevano i nostri rappresentanti che rischiamo di passare nel giro di pochi anni da 200 milioni di fatturato a 20, 25, 30 milioni di fatturato. Questo significa la morte di questa fabbrica. Questo è inaccettabile. È inaccettabile per due ragioni. Primo, perché voi siete un punto di eccellenza, non siete un settore maturo, come si dice. Non fate manufatti per l'edilizia o tessile, siete un settore di avanguardia, quindi siete un patrimonio di ricerca, di professionalità che in un paese serio dovrebbe essere valorizzato in maniera prioritaria. E poi ovviamente non si può accettare questa ipotesi perché merita rispetto il lavoro di 7-10 anni di quanti sono stati tenuti nella precarietà della vita, non del lavoro, in maniera infame. Chiaro, quando si difende il lavoro bisogna essere uniti. Io sarò felice se verranno anche forze di maggioranza a dare una mano per avere stanziamenti del governo sulle reti di informatizzazione. Chiaro? Ad oggi non è così. Ad oggi abbiamo sulla carta 800 milioni di euro, non abbiamo in realtà niente. Possiamo impegnare il nostro parlamentare e le forze politiche della coalizione che si riferiscono a me ad avviare una battaglia parlamentare la più dura possibile per strappare da Tremonti, il problema non è Romani. Io stavo con l'onorevole Romani nella commissione telecomunicazioni e trasporti la scorsa legislatura, il problema non è Romani, il problema è Tremonti. Quello che però può fare sicuramente la Regione in maniera seria, non demagogica, è accompagnare un grande piano di investimenti dello Stato con cofinanziamenti europei per la informatizzazione della Regione Campania. Questo si può fare. Anziché bruciare qualche centinaio di milioni di euro nelle palle e nei viaggi all'estero, possiamo impegnarci a dare un po' di risorse per incentivare le imprese che vogliono continuare a mantenersi nel settore. Questo è un impegno che mi sento di assumere, se Dio vorrà, se avremo la possibilità di lavorare. Se non avremo questa possibilità saremo ancora qui con voi, non ce ne andiamo in ferie, non andiamo da altre parti. Vi accompagneremo per quelle che saranno le nostre forze e possibilità nella battaglia per tenere in piedi un settore produttivo e un polo produttivo davvero straordinario della provincia di Salerno. Io so che avete questo filmato, quindi noi due impegni assumiamo. Di una battaglia nazionale, politica e parlamentare, per avere una quota di stanziamenti nazionali sulle reti informatiche, per avere la possibilità di un mercato. L'altro impegno, di minore importo finanziario, come potete capire, ma altrettanto significativo, quello di una regione informatizzata pienamente, con le reti informatiche che fanno di questa regione una regione di avanguardia e non un pezzo del terzo mondo anche dal punto di vista delle reti. Vi ringrazio e in bocca al lupo.